contratti terziari o il coordinamento nazionale delle strutture dei delegati della Fisascat CISL ha approvato a Roma gli accordi siglati nelle scorse settimane per i nuovi contratti nazionali del lavoro termale e dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo, comparti che occupano una vasta platea di lavoratori con oltre 1 milione di addetti. Con grande senso di responsabilità la Fisascat ha portato avanti i negoziati di rinnovo, consapevole della necessità di salvaguardare l'occupazione in due settori strategici dell'economia italiana, ma particolarmente esposti alle dinamiche di mercato e alla capacità di spesa dei consumatori, messa a dura prova dalla crisi economica degli ultimi anni, ha dichiarato il segretario generale della categoria Pierangelo Raineri a margine del coordinamento. Per il sindacalista gli aumenti economici dignitosi, il potenziamento della formazione professionale, l'introduzione di meccanismi di conversione del salario variabile in welfare aziendale, l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e il protocollo sul sistema degli appalti nel settore della ristorazione sono tutti elementi qualificanti di accordi siglati nel pieno esercizio del mandato di rappresentanza che rispondono efficacemente alle esigenze dei lavoratori che tanti anni hanno atteso per vedersi rinnovare il contratto di lavoro, ha concluso il sindacalista. Terzo settore sociosanitario assistenziale, dopo il recente rinnovo contrattuale con l'associazione imprenditoriale Agespi, proseguono con le cooperative sociali e con l'associazione imprenditoriale Uneba le trattative per i nuovi contratti nazionali di lavoro, attesi da quasi 5 anni da più di 250.000 addetti del comparto dei servizi. Per il segretario nazionale della Fisascat, Davide Guarini, l'approccio ai negoziati è senz'altro positivo, ma è urgente chiudere positivamente a breve i negoziati e garantire un trattamento di miglior favore ai lavoratori ed accrescere le professionalità in un comparto in espansione sempre più essenziale per le famiglie italiane. Star Hotels, nuovo contratto integrativo aziendale per gli oltre 700 dipendenti della prestigiosa catena alberghiera italiana, presente con 29 strutture in Italia, a Roma, Venezia, Milano, Firenze, Trieste, Siena e Vicenza e nel mondo a New York, Parigi e Londra. I sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux hanno siglato a Firenze con la direzione aziendale l'intesa di rinnovo della contrattazione integrativa di settore, scaduta il 31 dicembre 2013, relazioni sindacali, terziarizzazioni, conciliazione vita-lavoro, flessibilità, formazione professionale, contrasto alla violenza di genere, i punti qualificanti dell'intesa che ha ridefinito anche il meccanismo del premio di risultato fino a 1.200 euro, convertibile in beni e servizi di welfare aziendale. Rafforzata la tutela dei lavoratori in caso di esternalizzazione di servizi e nei passaggi di gestione con l'applicazione delle norme di legge del contratto nazionale. Soddisfazione in casa Fisascat, l'intesa conferma la grande attenzione e l'impegno sociale ed etico di Star Hotels nei confronti dei propri dipendenti, ha dichiarato la funzionaria sindacale Elena Maria Vanelli. Il valore attribuito alle risorse umane, ha concluso, accompagnerà il processo di sviluppo di una grande azienda italiana che con passione e consapevolezza affronta le nuove sfide, puntando all'eccellenza e alla professionalità. Elettronica di consumo, la crisi del retail del settore, effetto anche della crescita esponenziale dell'e-commerce, non risparmia Media Market e Troni, player che danno lavoro a circa 7.000 addetti a rischio occupazione. Già per 64 dipendenti delle tre filiali FRC di Genova, Milano e Roma, la procedura di licenziamento avviata dalla società del gruppo Troni, che nel frattempo per evitare il fallimento ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo, si è chiusa con un verbale di mancato accordo. I lavoratori sarebbero dunque prossimi all'accesso alla NASPI, non disponendo dei requisiti necessari per gli ammortizzatori sociali non previsti in caso di cessazione di attività aziendale, mentre il punto vendita FRC di Napoli, dove sono occupati 41 lavoratori, sarebbe in via di cessione. Non va meglio per i 650 dipendenti delle altre due società del gruppo Troni, DPS e Vertex, per i quali si prospetta un futuro incerto in attesa di potenziali acquirenti. La situazione è critica anche in casa Media Market, dove i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux hanno proclamato lo sciopero per il 3 marzo contro i 180 esuberi e contro la decisione unilaterale della società italiana di chiudere al 31 marzo i punti vendita di Grosseto e di Milano Stazione Centrale, ma anche contro il trasferimento della sede di Curno, provincia di Bergamo, a Verano Brianza e l'eliminazione dal 1 maggio 2018 della maggiorazione per il lavoro domenicale del 90%. Ad aggravare la situazione l'imminente scadenza del contratto di solidarietà, prorogato fino al 30 aprile 2018 nei 17 punti vendita Media World di Cosenza, Sassari, Molfetta,
Genova, Roma, Torino, Caserta e Napoli e le intenzioni annunciate di risolvere definitivamente 150 esuberi dichiarati. A rischio anche 500 dipendenti Euronics Galimberti in concordato preventivo, mentre vola alto il marchio UniEuro, forte della capacità di rilancio e di investimento. Per il segretario nazionale della Fisascat, Mirko Ceotto, sarebbe auspicabile il risanamento delle aziende in crisi attraverso piani di rilancio e misure straordinarie condivise con le rappresentanze sindacali, capaci di fronteggiare la crescita dell'e-commerce da un lato e dall'altro di scongiurare licenziamenti, ha concluso. Amazon, dopo la mobilitazione dei mesi scorsi, riprende il dialogo tra i vertici del colosso dell'e-commerce e le rappresentanze delle federazioni di categoria CGIL, CISL, UIL, orari compreso quello notturno, ferie ed organizzazione dei fine settimana di lavoro in magazzino saranno il banco di prova su cui si misurerà il nuovo percorso avviato con l'incontro avvenuto in prefettura a Piacenza tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria Filcams, Fisascat, UIL Tux e UGL Terziario. Soddisfazione in casa Fisascat è stata espressa dal segretario generale della categoria di Parma e Piacenza, Francesca Benedetti, che ha espresso l'auspicio per un confronto schietto e costruttivo che contemperi le esigenze contrapposte. Il tavolo con Amazon è aggiornato al 5 marzo, mentre il 12 marzo si svolgerà la prossima assemblea dei lavoratori. In Veneto, a Venezia, la Fisascat ha denunciato lo stato insufficiente delle trattative per il nuovo contratto applicato ai 600 dipendenti della casa da gioco. La categoria cislina ha in particolare denunciato l'impianto di relazioni industriali insoddisfacenti con la direzione aziendale e con la proprietà municipale della casa da gioco. È un articolato contrattuale non condivisibile, sia sulla parte normativa riferita a orario di lavoro, ferie, malattie e mobilità, che sulla parte economica relativa alle indennità, al sistema premiante e all'incentivo all'esodo. L'azienda vuole gestire tutto unilateralmente nel tentativo di azzerare qualsiasi diritto dei lavoratori, ha stigmatizzato la categoria cislina, che ha intanto convocato assemblee informative sullo stato del negoziato. In Liguria, alla Spezia, la Fisascat è intervenuta al dibattito sulla realizzazione della nuova stazione portuale del relativo molo dedicato alle crociere. Secondo il segretario generale della categoria territoriale, Mirko Talamone, il trend particolarmente positivo del comparto turistico va accompagnato con interventi strutturali volti a far diventare lo scalo marittimo spezzino punto di imbarco e sbarco e non solo di transito. Il sindacalista, che ha commentato positivamente la recente sottoscrizione a livello regionale del patto per il turismo, ha sollecitato azioni sistemiche finalizzate alla destagionalizzazione delle attività turistiche, dove complessivamente nel territorio operano circa 6.000 addetti. Nel Lazio, a Roma, i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e UIL Trasporti hanno organizzato lo sciopero dei lavoratori della Roma Multiservizi. La mobilitazione è stata indetta dalle tre sigle contro la sospensiva della gara a doppio oggetto da parte del garante dell'antitrust e della successiva sentenza del TAR del Lazio, che di fatto espongono i 3.300 lavoratori ad una grave incertezza sul futuro occupazionale. Si tratta di lavoratori che non arrivano a 500 euro di salario mensile, ha sottolineato il segretario generale della Fisascat Roma, Carlo Costantini. Il sindacalista punta il dito contro l'incapacità del Comune di Roma, socio di maggioranza della Roma Multiservizi, di produrre un bando di gara che salvaguardi i livelli occupazionali e rispetti le regole di mercato, determinando di fatto un annullamento da parte del TAR, aprendo scenari drammatici per i lavoratori che di proroga in proroga vedono diminuire i loro diritti ed aumentare i carichi di lavoro. La Roma Multiservizi, con il beneplacito del Comune, ha intanto annunciato il licenziamento di 30 lavoratori, smentendo clamorosamente l'accordo con le segreterie confederali siglato a settembre 2017, dove il Comune si era impegnato a mantenere i livelli occupazionali nelle società partecipate, anche ricorrendo alla mobilità infragruppo, ha stigmatizzato Costantini, sollecitando il sindaco a 5 Stelle, Virginia Raggi, a mantenere non tanto le promesse elettorali fatte ai lavoratori, già ampiamente disattese, ma gli accordi siglati con i sindacati, a salvaguardia dei diritti e della dignità di migliaia di lavoratori. In Puglia, turismo di Puglia, più economia, più lavoro è il leitmotiv del convegno promosso a Bari dalla Fisascat Puglia e dalla CISL regionale. La Puglia è al secondo posto sul podio delle regioni costiere nella classifica del CNA Balneari per incremento di turisti stranieri e regina dell'estate italiana, secondo il Summer Vacation Value Report 2017 di TripAdvisor. In particolare può affermare di aver raggiunto e superato i 15 milioni di pernottamenti e di essere stata la prima regione d'Italia per incremento dei pernottamenti dal 2006 al 2017.
2016, numeri importanti che rispondono alla variegata offerta turistica pugliese, da spalmare però, suggerisce il sindacato, 12 mesi all'anno. È il segretario generale della Fisascat Puglia, Antonio Arcadio, a riproporre la destagionalizzazione dell'offerta culturale turistica quale chiave di rilancio e sviluppo del comparto, anche attraverso azioni di sistema, ma anche con interventi strutturali finalizzati a sostenere l'occupazione, come avvenuto in altre regioni, attraverso bonus occupazionali. Opinione condivisa dal segretario generale della CISL Puglia, Daniela Fumarola, che ha richiamato ad un'ottica di sistema, capace di rilanciare l'offerta turistica in tutta la regione, nell'ambito di un confronto partecipato dai principali attori del settore e dalle istituzioni locali e regionali. Per il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, la crescita record del turismo va accompagnata con politiche istituzionali di supporto che intervengano anche su destagionalizzazione e promozione del territorio. È il direttore generale del MIBACT, Francesco Palumbo, a suggerire la ricetta per il rilancio del turismo, un'offerta di qualità capace di attrarre nuovi mercati. In Sicilia, a Palermo, le organizzazioni sindacali di categoria Filcams, CGIL e Fisascat CISL hanno stigmatizzato le lettere di trasferimento al nord Italia, recapitate a 9 dipendenti ottici del gruppo ex Randazzo, da 2 anni sotto il controllo della multinazionale olandese Grand Vision, presente sul territorio palermitano con 11 punti vendita e circa 80 lavoratori. I trasferimenti si traducono di fatto in licenziamenti camuffati, poiché i lavoratori interessati, molti dei quali monoreddito, vedrebbero raddoppiarsi le spese da affrontare mensilmente. Conseguentemente dimezzare le economie destinate alla gestione del quotidiano, hanno stigmatizzato le due categorie in un comunicato congiunto. Filcams e Fisascat hanno intanto sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale, Grand Vision Italia e le organizzazioni sindacali. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.